certamente ha molte nuvole e poche stelle, ma tu sei una di queste. Ho trattenuto un attimo il respiro. Eccolo il suo movimento, perfettamente impugnato, il Cassina, doppio teso. Ancora bravo, Igor. Bravissimo Igor, bravissimo, impugnato gran anche bene per poter continuare bene la gran volta successiva. E ormai siamo quasi nella parte finale. Bene questa infilata, quasi in verticale. Forza Igor, siamo quasi all'uscita. Ecco l'uscita, doppio teso, doppio avvitamento, ben tenuto, guardatelo bene, ha un aspetto umano ma è un punto esclamativo pervaso da energia, venuto dallo spazio, si chiama Igor Cassina, signori, si chiama Igor Cassina e non ce n'è più nessuno. Eccolo. Nel 2004 medaglia d'oro alle Olimpiadi e medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra del 2009. Mi ha fatto un certo effetto, mi hanno fatto un certo effetto un paio di cose. La prima, di vedere il mio nome e cognome sotto la prima inquadratura di Cassina. Per una volta ho tentato di rubare la cosa, ma non avrebbe funzionato. E la seconda emozione, che credo che sia arrivata anche nelle case di voi tutti, amiche e amici, è stato il rumore della presa della sbarra dalle agili e potentissime mani del nostro atleta. Si è proprio sentito il rumore, il toc della presa ferrea di quell'attrezzo, la sbarra. E ancora stiamo vedendo queste straordinarie immagini, guardate che cose di portentoso il corpo umano quando la volontà lo aziona come uno strumento di arte, perché quella è arte. Grazie a Igor Cassina per aver accettato il nostro invito, per essere qui con noi. Quando volteggi e mani questa forza incontenibile, sembra, posso darti del tu come un paterno affetto, un funambolo. Certo. Le spalle sono la parte del corpo che maggiormente si sforza, giusto? Buongiorno a tutti, sì, indubbiamente nella ginnastica artistica, soprattutto alla sbarra, la spalla ha molte sollecitazioni, quindi è una delle articolazioni più interessate. Dolori? Mai. Mai, assolutissimamente mai. Ogni mai. Tanto sì, è capitato, stati infiammatori, anche contratture muscolari, fanno parte del gioco. Perché noi che siamo in peccato, anche gli atleti qualche volta piangono, per la contrattura. Sì, c'è da dire che abbiamo una buona mobilità articolare perché facciamo molto allungamento, molto stretching, però indubbiamente quando si tende a raggiungere il limite i carichi di lavoro sono molti. Di dove lei, Igor? Io dove di Meda, sei tu? Meda in Brianza. Brianzolo, sì. E in casa ti allenavi in casa? Allora, mio papà, che saluto, mi ha fatto diversi attrezzi perché lavora nel campo del mobile, da buon brianzolo, e quindi mi sono sempre allenato anche in casa. Quindi armadio con sbarra? Sì, entrambi. Pensile con sbarra, che bello avere a che fare con un atleta così, diciamo, ecco, persona normale che possiamo incontrare nella vita quotidiana, eppure capace di certe performance, di certe esibizioni di altissimo rango, di altissimo profilo, che restituiscono alle Olimpiadi il loro senso originale, quello cioè di essere una festa per tutti. Nell'antica Grecia si misuravano tutti nei giochi olimpici, non soltanto quelli che passano la vita ad allenarsi, quelli che appunto hanno la sbarra in casa e ogni tanto si tirano su. La parola spalla naturalmente ha nella lingua italiana un uso diversissimo, polisemico si dice, viene da vari semi sparsi nella conversazione che da migliaia di anni noi teniamo, un paio di migliaia di anni dal latino all'italiano. Per esempio, far la spalla di qualcuno significa sorreggere il suo gioco comico. Avere le spalle larghe significa saper affrontare le responsabilità con determinazione. Attenzione, guardati alle spalle o guardati le spalle, è altra raccomandazione, altrettanto provvidenziale. Come ben sa il professor Marco Maiotti, che è qui con noi. Perché, caro Igor, non tutti hanno le spalle larghe, così robuste, così esercitate come le tue. 3 italiani su 10, almeno una volta nella vita,
hanno sofferto di dolore alla spalla. Io ammetto fino a pochi istanti fa funestato la vita del mio amico Maiotti dicendogli: io ho avuto una fitta sotto la spalla destra, abbiamo fatto diagnosi, anamnesi e prognosi in pochi istanti, perché era una banalità. Però se volete saperne di più sul dolore alla spalla, non cambiate canale, vero carissima Silvia? Verissimo. Possiamo dare i contatti, 800-550-694 è il nostro numero verde. Buongiorno, elisir@rai.it, la nostra casella email. Potete visitare il nostro sito internet www.buongiornoelisir.rai.it, la nostra pagina Facebook o il nostro account Twitter. Grazie, professor Maiotti, e ricordo, è primario di medicina e traumatologia dello sport all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Allora, professore, movimenti vigorosi come quelli visti esibiti da Igor giustificano anche un blando dolore. Da che cosa è causato invece quel dolore alla spalla che almeno una volta nella vita ciascuno di noi ha provato e che impedisce anche soltanto di alzare il braccio? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Bisogna fare due distinzioni. Cioè, le patologie che colpiscono la spalla sono una di natura acuta, di solito traumatica, e che consiste appunto nella lussazione della spalla, cioè la spalla fuoriesce, la testa dell'omero fuoriesce dalla sua sede naturale. Addirittura. Esatto, e si lussa, si incastra, e poi per, diciamo così, riportarla in sede di solito bisogna fare... Quindi. Infiammazione, usura dei... Questa è per quanto riguarda la fuoriuscita. Poi c'è una patologia invece molto comune, più subdola, che invece consiste nella infiammazione di alcuni tendini, che sono tendini della cuffia e dei rotatori. Un tempo questa patologia veniva chiamata periartrite, tutti la conoscono, periartrite, e fa sì che piano piano il soggetto incomincia ad avere dei dolori nell'alzare il braccio, nell'infilarsi la giacca, e lentamente perde, può incominciare a perdere l'uso del braccio. Abbiamo visto delle immagini che vorrei sfuggissero. Esatto. Spalla normale, questa a sinistra. Esatto. Da che cosa deriva questa problematica, diciamo così, detta periartrite? È un fatto costituzionale. Noi nasciamo, come alti, bassi, con gli occhi chiari, occhi scuri, nasciamo con quell'osso lì, nella scapola, a sinistra, che è più spesso, più curvo rispetto a quello a destra. Tutti coloro che nascono... Ah, si vede infatti la linea grigia che sottende, esatto, che la, curvatura la curvatura naturale della spalla. Esatto, quell'osso lì che si chiama acromion, quando costituzionalmente è in quel modo, predispone all'usura di questi tendini, che sono questi tendini della cuffia e rotatori, che fanno alzare il braccio. Cioè nell'elevazione del braccio, un movimento anche di... infilarsi appunto il braccio dentro una giacca, quel tendine andrà a sbattere là sotto e lentamente si infiamma. Quando costituzionalmente si ha a sinistra. A destra i soggetti più fortunati che nascono con l'osso più rettilineo molto difficilmente andranno incontro a questa usura e quindi andranno incontro poi a tutto il resto. Ma sai che non ho mica capito, perché c'è scritto spalla normale a sinistra? Diciamo che la spalla normale sotto corrisponde invece a una radiografia, cioè sopra c'è l'immagine che fa vedere l'osso, diciamo così, malato. Più spesso, malato, sotto invece è una radiografia di una spalla normale. A destra invece è in una... In alto è la condizione fortunata. Sì, sono state scambiate le radiografie, quindi... Sotto la radiografia fa vedere una spalla normale che corrisponde al disegno sopra a destra. Quindi la fortuna consiste nell'avere quella retta lì a destra. Esatto. Sotto la radiografia invece corrisponde invece a una spalla che ha un osso malato, cioè allora, che ha praticamente un osso più spesso. Scusate, e devo fare una specie di strip. Abbiate pazienza. Questa è una giacca normalissima. Sì. Questa è la mia linea impeccabile, senz'altro. Quando io indosso la giacca, generalmente, essendo destrimen, uso infilare prima il braccio destro nella mano. Esatto. Quando lei fa questo movimento e alza il braccio... Se mi fa male, devo venire da Maiotti. Quel tendine va a sbattere sotto quell'osso più spesso. Quello, ecco. Esatto. È lì per lì, e ogni volta che fa quel movimento Se invece sono fortunato e l'osso è dritto e ci si nasce, allora molto probabilmente ci si nasce, è un fatto costituzionale. Allora, questo è il gesto, non pensate male, non è il male. Ma ogni volta che uno
faccio questo, esatto, e io non soffro. Esatto. Stessa cosa col basta braccio. Basta alzare il braccio sopra il capo, quindi uno che si asciuga i capelli, si gratta questo, la testa, qualsiasi cosa di questo tipo fa sì che quei tendini vanno a strusciare. Pensa ai problemi che hanno avuto col saluto romano quando erano obbligati. Qualsiasi. Quante diagnosi furono fatte durante i cortei? Dunque. Ovviamente se uno fa un gesto atletico come il suo, ripetuto, e ha un osso di quel tipo, cioè più spesso, avrà il problema prima, ma è solo un fatto temporale, perché un soggetto che fa una vita normale, ma che ogni volta che alza il braccio va ovviamente a... E se sente troc? Quando si incomincia a avere dei fastidi, e questi fastidi sono ovviamente legati a una sintomatologia subita, anche dolorosa, solo, così eccetera, bisogna subito mettersi in allarme. Appunto, il sintomo sonoro del telefono. Pronto? Sì, pronto. Come sta? Bene, grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Mi chiamo Massi Francesco e chiamo da Piacenza. Benvenuto. Senta, io vorrei fare una domanda al professore. Ne ha facoltà. Io ho dolore alle spalle, non una, tutte e due. Soffro di artrosi e ho fatto un attacco, mi hanno detto che ho calcificazione, tendinite, però io non riesco più a dormire né su un fianco né sull'altro. Quanti anni ha, se posso chiedere? 71. Congratulazioni, complimenti, dica pure. Allora, siamo proprio di fronte a un caso simile. Caso simile. Cioè, la tendinite, che poi può evolvere verso una deposizione di calcio, quindi tendinite calcifica, si crea proprio perché questo tendine, strusciando sotto quell'osso, piano piano si usura e in alcuni soggetti poi si va a depositare il calcio, quindi tendinopatia calcifica. Poi parleremo che cosa si deve fare. Come la possiamo trattare? Come possiamo aiutare il nostro amico di Piacenza? Beh, bisogna innanzitutto fare, appunto come ha fatto lui, una diagnosi, non so se ha fatto forse avrà fatto una risonanza magnetica, non un attacco, e una volta che si identifica la causa, allora a quel punto bisogna, con un intervento semplicissimo, che si fa in artroscopia senza aprire la spalla, si va a limare quell'osso che è in esubero. Di quanto lo lima? Mezzo centimetro. E dopodiché il tendine ovviamente non va più a sbattere nel movimento di elevazione del braccio e il problema va via. Qual è il discorso fondamentale preventivo? Che molto spesso si fanno delle cure che non sono, diciamo così, adeguate alla causa e si fanno fisioterapie, infiltrazioni, massaggi, eccetera, ma quello è un fatto meccanico. Quindi l'infiltrazione, la cura medica, quando il massaggio... Quando parla di infiltrazione cosa intende? Cortisone? Cortisone. Adesso si fanno anche le infiltrazioni con acido ialuronico. Comunque è esclusivamente un fatto meccanico di spazio ristretto, per cui bisogna liberare quello spazio. Siccome durante la notte il dolore alla spalla, quando c'è, aumenta, ognuno tende a raggiungere una posizione del sonno che sia antalgica, cioè esatto, che combatte il dolore. C'è chi dorme appoggiato, c'è chi fa la rana, c'è chi si posizione mette fetale, di traverso, cioè, per rimanere solo nella vita, generalmente si dorme di traverso. Ma per curare un eventuale dolore, lei come dorme? Tu come dormi, Igor? Ma solitamente o in posizione supina o sul fianco. Quale, destro o sinistro? Principalmente destro. Principalmente quindi destro. Vado a gravare sull'articolazione della spalla, però... diventato diceva... un esperto anche di ortopedia il nostro. Come diceva il professore, probabilmente i miei genitori, mia mamma mi ha fatto nascere bene, quindi il mio acromion mi ha dato la possibilità di svolgere bene la mia attività. Mia mamma mi ha fatto nascere bene, che vuol dire? Conosce bene la terminologia, perché il nome acromion non è facile da ricordare. No, infatti anche io me l'ero segnato. Spesso la quale parlava il professore, acromion, limitare, si chiama acromion. Acromion, esatto. E probabilmente mia mamma mi ha fatto nascere bene, quindi non ho dovuto limarlo per esatto, far sì di fare il casino. Ma quando dice Igor, dice mia mamma mi ha fatto nascere bene, parla del fatto genetico. Esatto. Quindi c'è familiarità? No, non è che c'è una familiarità, questo no. Può succedere? Può succedere come no. C'entra il parto, il travaglio del no, parto? No, assolutamente no. Si è fatti così? Si è fatti così. Uno alto, basso, con gli occhiali, e c'è occhi scuri, capelli e neri, e chi c'ha l'osso così? Chi perde i capelli, chi esatto, li conserva, che c'è? La lussazione, dunque, vediamo un invece po'. La lussazione è un parliamo fatto di diverso. Ecco, qui a sinistra abbiamo una spalla normale e a destra una spalla lussata, cioè la testa dell'omero, per un movimento traumatico, fuoriesce dalla sua sede e va praticamente... E fa un male cane. Fa un male cane perché strappa dei legamenti, ci sono delle terminazioni nervose vicine che sono... E sanguina anche.
all'interno sanguina, perché ogni volta che c'è una lacerazione c'è una perdita ematica. Molto spesso non si riesce... questa parte qua, noi abbiamo, stiamo allora, vedendo la il nostro palla tagliato. A sinistra è la testa dell'omero. Questa. Esatto. E a destra invece la scapola dove praticamente si poggia la testa. Quando è paragonabile... questa testa dell'omero ecco, esce... esce, succede quello che si vede a destra. Diciamo, messa in, questo, in questa diciamo così, proiezione, serve, la spalla viene paragonata alla pallina da golf che sta sul, sul supporto, perché dal punto di vista poi anche della superficie l'area del, della testa omerale è molto maggiore del suo supporto, quindi è una delle articolazioni... E come fate a far rientrare in situ? Allora, bisogna fare delle manovre a volte molto dolorose. Dolorose e molto spesso assolutamente il consiglio che si dà è di andare al pronto soccorso, non si deve... tentare di fare, diciamo così, una riduzione sul posto, eccetera, perché si possono creare delle altre problematiche. È meglio evitare di aspettare un tecnico. Oh, dopodiché, fondamentale questo messaggio, quando una spalla si lussa, al 99%, dopo la prima volta che si è lussata, si sono sicuramente verificate delle rotture legamentose, e quindi... che non riparano... né col tutore, né con la fisioterapia, ma né solo con chirurgicamente. Ma solo chirurgicamente. E la cosa importante da dire è che dopo che si sono verificate queste rotture, la percentuale di possibilità che la spalla riesca aumentano del 30-40%. Quindi e bisogna... Poi, allora, un soggetto come lui... Ti è mai caduto avuto... tu? Tante più, volte. Tante volte. Male? Qualche volta sì. Alla spalla oppure altrove? Ma sono stato operato principalmente agli arti inferiori. Ah, certo. Alla caviglia sono operato diverse volte per degli arrivi effettuati non in modo adeguato e poi ovviamente alla sbarra quando esempio ho provato il mio movimento il cassina capitava di non prendere la presa magari cadere a terra fortunatamente e sbattere contro la sbarra fa male perché finché cadi sui gomiti di gomma sì infatti qualche postumo ce l'ho E diceva professore dico un soggetto come lui se ha avuto anche una sola lussazione deve essere operato alla prima volta. Lei perché... è un sostenitore della chirurgia in questi casi. Sì, non ma è la perché prima volta per due motivi. Dire. Allora, le dico subito, per il motivo suo è che alla fine si arriva al fatto che ci sono soggetti che una volta che si... Ah, ecco, lì stiamo vedendo ecco, un'animazione questo, bellissima. La spalla che esce e entra, vede? E, entrando e uscendo più volte rovina questi tessuti sempre di più e questi rimangono tutti, adesso per farvi capire, tutti sbrillentati. Per cui è molto facile, un semplice movimento per farla riuscire di nuovo. Io arrivano da me persone che hanno avuto 8-10 lussazioni. E qual è il problema? Che quando la spalla rientra, uno se ne dimentica perché non c'ha più dolore. Certo. Poi quando fa quel movimento brusco, riesce un'altra volta e si ricorda del problema. E quando arrivano 8-10 lussazioni, poi la spalla si esce nei movimenti comuni. Io ho operato persone uscite mentre dormiva, mentre nuotava. Una volta operai un farmacista che gli usciva la spalla mentre stava in teneri atteggiamenti con la sua fidanzata. Stava facendo l'amore. Esatto, fu un movimento brusco, gli uscì dalla spalla e la fidanzata si è pure spaventata perché pensava ci fosse un infarto. Ma che effetto ti faccio? Ha detto questo è l'intervento vediamo. Che io... 3 anni fa ho codificato, ho inventato, che consente di riparare questi tessuti senza aprire l'articolazione. Cos'è quella cosa blu? È una fettuccia che, di spessore che viene fatta passare attraverso i tessuti staccati e poi tramite un ancoraggio a pressione viene diciamo così, riposizionata, fa sì che i tessuti vengano riaccollati all'osso da dove si sono staccati. Dopodiché la spalla non esce più. È un brevetto Maiotti? È un brevetto Maiotti, l'ho fatto io, ho operato 80 casi, l'intervento l'ho mandato anche negli Stati Uniti, l'hanno accettato, adesso avrà un grosso successo, perché consentirà di risolvere questo problema senza aprire, senza fare il taglio. Quindi quando dicevo brevetto Maiotti intendevo glorificare la scienza italiana. Esatto. Non il nostro. No, ho avuto ospite. I complimenti dagli americani proprio perché loro non ci avevano pensato. E... Abbiamo le spalle forti? Esatto. Possiamo usarla sta metafora? La possiamo... va bene. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi. Come sta? Non c'è male, e voi? Beh. Come vede, tiriamo a campare. Grazie, senta, io chiamo dalla provincia di Parma e mi chiamo Paola. Volevo sapere una cosa, per favore. Mia mamma è caduta e si è rotta i tendini della spalla.
Gli hanno proposto, anzi gli hanno detto che l'unica soluzione sarebbe una protesi. È l'unica veramente, tenerla com'è o la protesi e basta? Quanti anni ha la sua mamma? 71. È giovane? Sì. Grazie. Allora, questa è un'altra cosa importante da chiarire. Se quei tendini, perché parlando appunto del dolore cronico alla spalla, se questi tendini si rompono e non vengono riaccollati subito, a un certo punto si ritirano. Probabilmente è quello che è successo alla signora, che non ha più la stoffa per far sì che questi tendini possano essere riaccollati al punto da dove si sono staccati. Per cui si deve mettere una protesi in questo caso. Mettere una protesi? Esatto. Mi suggeriscono di farle girare la sedia in favore del... così va meglio? Ecco fatto. Vedi, io faccio la chirurgia delle posizioni in diretta, è un'emozione. Sono delle protesi che durano 8-9 anni, per cui se la signora se la mette a 71 anni, a 80 anni probabilmente potrebbe avere qualche altro problema. Però ma tra 10 anni Maiotti avrà inventato, e tutti i Maiotti, esatto, del mondo avranno inventato... Si potranno inventare delle protesi, ecco, che questa durano... Questa è la cosa che io mi sento sempre di raccomandare. Lei, tu sei giovanissimo e quindi hai tante cose che aspettano di essere scoperte anche da te, ma anche da noi. Cioè, la medicina, quando si dice, ma quanto potrà durare una protesi dell'anca? Durerà più di 30 anni? Signora mia, tra 30 anni, o signor mio, tra 30 anni si spera che la medicina abbia fatto talmente tanti progressi da poter, fare a meno delle protesi. Chi può dirlo? Quindi affidiamoci alla scienza, alla ricerca, soprattutto investiamo in scienza e in ricerca, che vuol dire anche investire in conoscenza spicciola, quotidiana, quello che sommessamente, modestamente tentiamo di fare noi col Ministero della Salute tutti i giorni in onda su Rai 3, cioè questo rapporto diretto con le signore che poi chiamano e vogliono sapere dall'illustre clinico se debba usare o meno una... Che la risposta era, l'ho dimenticata? Che molto probabilmente doveva mettere una protesi. Ah, quindi conferma la... Sì, ma io non ho visto l'esame, però se gli ha detto così, sì. Il punto di vista del medico curante. Igor, quali e quante volte ti sei sottoposto a dei controlli? Primo. E poi la dieta. Ma controlli... Ma tu fai anche un lavoro professionale oppure sei solo uno sportivo professionista? Adesso sono diventato allenatore da pochi mesi. Quindi hai un lavoro, sì, diciamo, sì, connesso, sì, alla tua passione. Certo. Dunque, i controlli? Controlli sempre all'Istituto di Medicina dello Sport proprio qui a Roma, una volta all'anno, per avere l'idoneità, e in base alla visita si decideva come programmarsi anche da un punto di vista... La dieta, fisico. Non mangi grassi, non bevi alcol, non fumi, questo? Bere una birra ogni tanto in compagnia post gara, adesso le gare non ne ho, però comunque sono sempre stato molto attento all'alimentazione. Verdura? Sì. Molta verdura, carboidrati a pranzo e proteine alla sera. Semplicissimo. Sì, semplice. Sei goloso. Tutti possiamo farlo e star bene con noi stessi. Sei giovane, quindi immagino che abbia una compagna, una fidanzata o comunque il desiderio di averne una, insomma, l'attività... Questo chiede anche al professore, e non c'è ombra di stupido umorismo in questa domanda. L'attività erotica, l'attività sessuale più che erotica, per lo sport è una controindicazione? Assolutamente no. Allora mi tocca fare un appello a me. Devo fare, visto che sono single, dico... Ma lei mette in rete... Le sue performance alla sbarra, vedrà che... Va bene, okay. Adesso io dico metti in rete, penso che non so neanche come si faccia, però penso che lei abbia tante ammiratrici. Pronto? Buongiorno. Come sta? È abbastanza bene, grazie. Anche noi, grazie. Io telefono dalla provincia di Matera. Benvenuto. Volevo sapere dal professore, gentilmente, io sono stato operato alla famosa periartrite che si parlava prima, alla spalla sinistra, mi hanno operato a Bari perché io sono vicino a Bari, lì così. Ecco, tutto ok, tutto a posto. Adesso ho scoperto che sulla spalla destra mi è venuta una piccola, come si dice, calcificazione, così mi dicono i dottori. Ma si vede a occhio nudo sotto l'epiderme, la pelle? No, è proprio al centro della spalla, della spalla di così. Però mi ha detto il professore, cioè il mio medico che mi sono rivolto, eccetera, di fare l'onda d'urto. Io ho già fatto la prima seduta,
Ecco, volevo sapere, professore, è una cosa buona? Riesco a risolvere il problema anziché alterarmi come dall'altra parte? Molto chiaro, professore. Io non sono molto favorevole alle onde d'urto, per due motivi. Il primo perché, allora, la calcificazione quando... Ma che cos'è quella? Può descrivere bene lei che cosa intendeva il nostro amico? Cioè, che cosa intendeva sulla calcificazione o sull'uso delle onde d'urto? No, la calcificazione. Allora, lui... A seguito dell'intervento? No, penso che sia l'altra spalla dove... Sì, è l'altra. È l'altra spalla. Probabilmente ha fatto una radiografia e si è visto un'immagine a stampo di questo calcio. Come ho detto prima, questi tendini quando si usurano, quindi quando c'è sempre quell'osso che spesso il tendine si usura, e quindi c'è sempre un fatto a monte. La calcificazione non è la causa, ma l'effetto di quello che c'è. Ecco. Per cui, ammesso e non concesso che le onde d'urto possono... Ma che sono queste onde d'urto? Sono delle, diciamo, onde che emanano praticamente polverizzano, mandano energia che polverizza, la stessa praticamente forma che quando si polverizzano i calcoli del rene, della colecisti, eccetera. Ora, ma lì funzionano però. Lì funzionano, ma funzionano per motivo semplicissimo. Nella spalla non funzionano perché bisogna sempre andare alla causa. La calcificazione deriva dal fatto che il tendine, strusciando su quell'osso, si ammala e in alcuni casi una specie di processo cicatriziale del tendine, una metaparalsia calcifica, per cui e tu puoi, a me se non concesso che l'onda d'urto possa levare la calcificazione, cosa che non credo, però poi se non leviamo lo spessore dell'osso quello ritorna. Recidiva. Punto prima. Seconda cosa, la calcificazione occupa uno spazio, giusto? Ammesso e non concesso che l'onda d'urto levi la calcificazione, lì rimane un buco e quel buco lo devi suturare, se no il tendine rimane bucato. Ribadisce, professore, la sua opzione per la chirurgia che noi ben conosciamo, perché, anche perché in certi casi ha sempre maiotta, sono sempre... interventi che durano mezz'ora 40 minuti, sono mini invasivi, non c'è il rischio anestesiologico. Ma è rieducazione dell'arto? Velocissima, dopo 20 giorni, 30 giorni si riguida la macchina. La riabilitazione può consistere proprio nell'uso normale dell'arto? Sì, perché il fisioterapista deve ricreare poi quell'equilibrio di movimento, di articolarità che... E poi posso testimoniare, perché evidentemente io sono al corrente di un caso di una persona che non riusciva più a muovere un braccio che aveva tenuto anchilosato per via di una ingessatura per 45 giorni, e secondo me era un fatto psicologico. Ha guidato la macchina, improvvisamente ha dovuto per forza cambiare marcia, ha sciolto improvvisamente con un solo gesto e movimento. Quindi questo è nella vita dei comuni mortali che non sanno fare quelle meraviglie che sa fare lei, che rivedrei volentieri mentre ci congediamo, perché l'arte pura. Grazie. Quella del nostro amico Cassina, al quale auguriamo davvero tanta fortuna. Grazie, nello grazie. Sport grazie. E nella vita privata. Professore Maiotti, grazie assai di essere venuto ancora una volta a Buongiorno Elisir. Noi vi auguriamo una magnifica giornata. Ecco, guardatevi le spalle comunque, in ogni caso, è sempre meglio, cioè, per non camminare rasente ai muri, no? Ci vediamo domani Buongiorno Elisir, congratulazioni per averci scelto.